Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video abbastanza particolare. Vi farò vedere come smonto un pistone sulla moto, come lo rimetto nuovo ovviamente, e i passaggi che dovrò fare. Il primo passaggio che faremo oggi sarà smontare il cilindro e portarlo a rettificare. Per smontare il cilindro devo prima di tutto togliere il liquido dei radiatori da questa vite. Ora bisogna stare attenti perché schizzerà fuori. Esattamente quello che non volevo fare. Ok, ci siamo. Perfetto, prossimo passaggio, dopo aver tolto il liquido dei radiatori, sarà svitare i tubi dei radiatori collegati al cilindro. Questi tubi dei radiatori dopo ci farò un bel lavoro, che ho comprato su Banggood uno scotch apposta per ricoprirli. Adesso bisogna smontare l'espansione. Perfetto, questa l'abbiamo tolta. Se avete una moto con un pistone da cambiare, contattatemi via direct, che io e il mio amico che verrà tra qualche giorno ad aiutarmi, ve la sistemeremo e la metteremo a nuovo. Ovviamente non lo facciamo gratis, però facciamo pagare molto meno che dai meccanici. Ora bisogna togliere le viti dalla staffa della testa. Ok, la carburazione era un po' uno schifo. La candela si notava che faceva un po' cagare. Adesso iniziamo a smontare il cilindro. Ragazzi, comunque sto tenendo sopra il casco per riuscire ad avere sia una bella inquadratura che il microfono. Apprezzate il mio sforzo perché sto morendo di caldo, anche se ormai è finita l'estate qua. L'unica cosa che non posso fare in casa quando finirò il lavoro sarà stringere la testa con la dinamometrica, perché non ce l'ho. Wow! Queste guarnizioni saranno da buttare e poi da cambiare, non ce ne facciamo proprio nulla. E ora togliamolo del tutto e vediamo quanto è messo male da 1 a 10. Ricordatevi che è importantissimo, allora prima di tutto togli il pistone, quello vecchio, ma io in questo momento non posso perché ho da fare dopo, e dopo coprire con un panno per non far entrare sporco. Copro così non entra lo sporco e basta, lo lasciamo lì in sospeso finché non arriva il pistone nuovo. Ci vediamo ora. Pistone arrivato con tutte le cose da montare e ora inizieremo a lavorare. In più è arrivata la gomma nuova che la monteremo e poi la moto sarà pronta alla vendita. Quindi prima cosa, dopo aver pulito bene bene, mettere la guarnizione. Non sapevo che c'era anche di qua. Ce ne sono due. Oh, qua c'è un casino, guarda, c'è sta roba, è un po' un casino dopo, Quello non so cosa sia. Allora, ma bisogna smadonnare un po'. Quello è più bello di quello originale. Ah sì. Ha lavorato meglio. Invece quello originale è brutto. Wasner. Dici che gira meglio? Sì. Dicono che è più leggero Wasner del Vertex e anche di quello normale. Adesso vanno montate le fasce sul pistone e il simbolino che c'è sulla fascia con una N va montato verso l'alto. Lubrificando tutto per bene. Freccio verso il basso. Allora, prima il gabbiarulli dentro la biella, poi pistone e dopo lo spinotto. Ora si chiude lo spinotto con i seager. Dopo essersi triturati le dita, abbiamo montato i seager e adesso si monta il cilindro. Dobbiamo un po' levare il pistone.
Basta che è unto qua. Ok, la prima accensione sarà un po' invasata. Non sappiamo perché. Farà tanto fumo. Adesso una persona stringe le fasce e l'altra butta sul cilindro. Su, così. Ok. Sotto così. Oh, ce l'abbiamo fatta. Bomba. Sbam, montato, cilindro. Ci siamo. Pensavo peggio, giuro. Dobbiamo rimontare ste valvole. Buon divertimento. Taglio il video e ci vediamo dopo quando le abbiamo montate. Adesso stiamo finendo di chiudere il blocco. Abbiamo già chiuso questa valvola. Ora dobbiamo fare quella che c'è di qua. E dopo abbiamo finito. Montiamo i tubi dei radiatori, mettiamo l'acqua nuova, montiamo la gomma e si può accendere. E di qua stiamo finendo di chiuderla. Questi tubi dei radiatori ci stanno così, mi piacciono. Allora, ora si monta l'espansione e abbiamo messo le guarnizioni nuove. Qua abbiamo chiuso. Qua è da avvitare, eh? Sì. C'è da avvitare la candela. Sì, è ancora da avvitare. Adesso io monto questa. Oh, let's go. Eccolo qua. Espansione montata. Liquido radiatori abbiamo messo. Prima accensione. Primo tentativo. Usa Berk 250. 1. Il rumore non era male. 2. Tenendo conto che abbiamo messo chili di olio. Wow. La terza.